La sfida della green economy è molto semplice, anche se, diciamo, se è complessa da realizzare, è continuare a crescere e creare valore economico mentre tentiamo di ridurre le emissioni di gas serra, essere più efficienti nell'uso delle risorse acqua e rifiuti. Come creare occupazione? L'occupazione deriva dall'uso di nuove tecnologie che creano nuovi settori e nuovi lavori. Le nuove tecnologie rendono anche necessaria una riqualificazione dell'occupazione della forza lavoro, quindi nuova formazione e quindi anche maggiore capitale umano. Due esempi, da un lato nel campo dei rifiuti abbiamo bisogno di nuovi materiali più riciclabili, più compostabili, quindi più ricerca e più tecnologia, e abbiamo bisogno anche di più forza lavoro per smaltire e raccogliere i rifiuti. Nel lato più industriale, un'acciaieria, quindi molto inquinante, per affrontare l'abbattimento delle emissioni di gas serra ha bisogno di riqualificare completamente la forza lavoro in senso verde, e questa riqualificazione porterà ulteriormente a maggiore efficienza energetica. Sono ricominciati mercoledì 16 giugno a Houston gli esperimenti del progetto Dream Brain che coinvolgono Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana tornata da pochi giorni dalla stazione spaziale orbitante. Il progetto di ricerca è coordinato, come si sa, dal professor Paolo Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari dell'Ateneo. Prima e durante la permanenza nello spazio, all'astronauta italiana sono stati misurati diversi parametri della circolazione del sangue, utilizzando strumenti tecnico-scientifici in parte realizzati ad hoc per l'esperimento. Le misurazioni sono state ripetute a Houston, dove si sono recati tre studiosi dell'equipe del professor Zamboni, il professor Angelo Taidi, esperto di fisica medica, il chirurgo Sergio Giannettini e la dottoressa di ricerca Erika Menegatti. Le misurazioni proseguiranno anche in luglio, dopo il ritorno di Samantha Cristoforetti in Europa. Si sono insediati i comitati tecnico-scientifici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che hanno il compito di elaborare proposte progettuali, oltre che fornire pareri obbligatori o consultivi al Ministro. Due ferraresi, entrambi docenti dell'Università di Ferrara, sono stati eletti a incarichi di rilievo. La professoressa Anna Maria Visser, esperta di gestione museale, è stata eletta vicepresidente del Comitato Tecnico-Scientifico per le Belle Arti, mentre il professor Fabio Donato, esperto di economia dei beni culturali, è stato eletto all'unanimità presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per i Musei e l'Economia della Cultura.